Tanesiriti, pebiadia nante estrave a vita, de montes a juleno eraie, e nostre eraie, non so mica ne porta gualesse. A speranza maiori è che io parlo corso non ti parlo francese. Dunque, e baglia anche meglio, penso in corso quando ti parlo in francese. Ma solamente di vera che trovo una difficoltà a pregare in corso. Perché? Perché che il corso che parlo io, il corso di tutti i giorni, se volete, è un po' un francesato. Ci sono delle parole che lo si dice, che abbiamo un vocabolario francese o che abbiamo una vita di tutti i giorni. Eh? Dunque, ma quando abbiamo una briga è differente. Se abbiamo bisogno di traduce appena a parole di Dio, come avevo detto prima, di attualizzarla e di cercare un po' le parole, un po' le ricerche, di maniera a poter interpellare la gente, di maniera a che queste parole gli possano dire qualcosa. Non deve mica essere solo la parola di Biergent, non da bere. Di la parola del Signore che ce l'ha attualizzata oggi. Allora, perché è un po' più difficile. Soprattutto, bon, un po' più difficile, nel senso che ci vorrebbe a passare appena il tempo per studiare lei più, per cercare di trovare la parola che c'è, per cercare di trovare il termine che c'è, l'espressione che c'è. E questo non è mica sempre facile. Allora, perché la difficoltà, la prima difficoltà sarebbe questa così. Ma allo stesso tempo, è quasi, per una parola francese, a mezzo suo corso, paradosso di questa storia, di chi in corso posso traduire meglio ciò che posso risente, francese è più difficile di trovare l'espressione che lo giure. Voilà. Quando, per esempio, prima quando ho tradotto appena a Brega, ho parlato appena di una storia personale, ho rimentato appena un souvenir passato, che ho avuto io. Bon. E nemmeno c'era un'espressione che diceva forestieri. Forestieri sono a gente di nascere. Bon. Ma questa si dice in un certo luogo, non si dice mica forse dappertutto, ma nemmeno ai giorni. E quando si dice un forestiero, dirà mica nel senso negativo il termine, dice non dice mica i gui. Voilà. Allora, e perché si dice sempre un po' difficile se volete di poter traduce, ma allo stesso tempo traduce, se volete, l'espressione che ha giunteso quando era Zidello e che fece avvertire dai diamo storia. Voilà. In tutti i casi una domanda della municipalità che mi ha fatto là e è buona intera quella che ho fatto perché di partecipare a tutta la festa è sempre meglio, sono più un'ambienza e di cantare a messa per me l'ho sempre fatta e la faccio volentieri, qui mi amico in più di questo. E di parte la lingua, di parte la cultura, per di questa messa, di questa messa in corso, che rappresenta per voi? Ah, è sempre un piacere, si sa che è un momento adu non si può manco più cantare, i bredi impegnano di cantare quasi tutti i canti, era quasi una battaglia per i cantatori di venire a cantare in ladino, nelle messe, in padiella di Geraglio. Dunque oggi è di sembrare così, di sentire i bredi che parlano corso e di poter cantare ciò che la ci pare, è sicuro di un'avanzata tamanta per la botta generazione di Omoabu, per esempio, che hanno conosciuto questi momenti non si cantava mica in 10 anni, sicuro che faccio sempre piacere. Le gens, surtout corse, ils aiment ça parce que ça fait partie de leur culture. Corse, c'est quelque chose qui fait plaisir, vraiment. Le concile a demandé que la messe soit en langue maternelle. Et la langue corse, je pense qu'elle est plus proche que la langue française pour au moins certains corses.